stato il presidente della regione Ottaviano Del Turco, numerose altre persone, fra cui due assessori, altri ex assessori. Tra l'ipotesi di reato ci sono associazione a delinquere, truffa, corruzione e la clamorosa operazione condotta questa mattina dalle Fiamme Gialle. Di via 20 settembre vicino al tribunale, quindi siamo e all'Aquila città in pieno centro. Queste sono le prime immagini drammatiche che arrivano, ecco una gru dei vigili del fuoco che sta cercando di intervenire. Vediamo sullo sfondo queste immagini buie della notte che arrivano dalla città. 27 morti finora accertati, 42 morti e ci sono migliaia di 50.000 sfollati. Le fondamenta non ci sono, qui le case cadono perché non ci sono le fondamenta, perché gli hanno dato il 20, il 40, il 50% e i condoni edilizi. Poi quando vai a fare le denunce per i condoni edilizi riassolvono tutti. Terremoto istituzionale in Abruzzo, l'inchiesta sulla sanità regionale. Arrestato il presidente della Buongiorno regione a tutti Ottaviano voi da TG1 del in Turco, numerose altre persone, tra cui il presidente della regione Abruzzo, altri ex. Emerge un quadro di corruzione, di favori, di sesso. Spunta una festa mega galattica preparata per Bertolaso. Ma lei sente le nostre voci adesso? L'Abruzzo è terra di confine, tra nord e sud, nel mezzo dell'Italia. Qui è l'anno primo dopo il terremoto, anzi, dopo due terremoti. Quello dell'Aquila e quello della corruzione che ha travolto l'altra metà di questo territorio, a partire dalla costa fino a salire su per il palazzo della regione. Due storie intrecciate tra loro. Oh, ma... Ferratella occupa del salvo del terremoto, qui bisogna partire in quarta subito. Non è che c'è il terremoto al giorno. No, lo so. Non so dire, per carità, poveracci. Ma... No. Ma beh, o no? Beh, certo. Io di lì stamattina alle 3:30. Io pure. Grande corruttore, se c'è un corruttore ci sono dei corrotti, esattamente. E perché lei ospitava così frequentemente per una persona che aveva questa fama? Io l'ho già detto, dalla quale io prendo dolorosamente le distanze. Guardi, io ho ricevuto tutti quanti in questa casa. Sicurezza è anche questo, è avere degli edifici sicuri, perché chi studia va protetto. Perché noi abbiamo il diritto di sapere perché la casa dello studente si è sbriciolata come la sabbia. Perché questo è stato, noi abbiamo visto questo. Quando siamo arrivati lì, quell'edificio è crollato come se fosse stato fatto di biscotti. E noi abbiamo il diritto di sapere, perché se questo è... Quando si parla di emergenza sicurezza, non vuol dire soltanto avere delle città sicure perché lottano contro la criminalità, perché si lotta contro... lo spettro appunto di persone che vengono e sembra che sconvolgano tutto. La sicurezza è anche questo. Trecentotto i morti all'Aquila.
oltre 300 le inchieste giudiziarie su corruzione e malaffare. Due facce della stessa medaglia. Perché un terremoto di magnitudo moderata, come scrivono i periti del Tribunale dell'Aquila, si è trasformato in una catastrofe? Perché questa terra è al centro di tante inchieste giudiziarie? E così, cercando tra migliaia di pagine di indagini di procure, magistrati e forze dell'ordine, cercando tra le singole responsabilità, alla fine capita di scoprire che in fondo, forse, è colpa nostra. Ma perché lui fa questo? Perché cambia normativa e anche perché bisogna poterla lavorare. Per capire dobbiamo fare un passo indietro, di quasi 20 anni. Dobbiamo tornare al settembre del 1992. Da qui parte la nostra inchiesta. Quasi tutta la giunta regionale è dietro alle sbarre. Alle prime luci dell'alba sono stati arrestati il presidente Rocco Salini, democristiano, gli assessori Domenico Tenaglia, Aldo Canosa, Giuseppe Lettere e Filippo Pollice, anch'essi democristiani, ed il socialista Paolo Pizzola. Il 29 settembre del 92 è la data del primo vero terremoto istituzionale. L'inchiesta della Procura dell'Aquila venne ribattezzata Clientopoli. Fu allora che andò in carcere quasi tutta la giunta regionale abruzzese, presieduta da Rocco Salini. Negli atti dell'indagine non si fa mai riferimento a tangenti date o richieste, si accenna solo a favori di tipo elettorale. Tutta l'inchiesta ruotava sulla presunta spartizione clientelare di circa 500 miliardi di vecchie lire che la regione aveva avuto dalla Comunità Europea. Si trattava dei cosiddetti fondi POP, programma operativo plurifondo. Fu un terremoto politico-giudiziario che segnò la fine della DC e del pentapartito anche in Abruzzo. Di tutta quella vicenda, dopo i vari gradi processuali, nelle maglie della giustizia è rimasto però ben poco. Dopo le condanne in primo e secondo grado, la Cassazione rilevò la mancata dimostrazione del dolo specifico da parte degli ex amministratori in relazione all'accusa di abuso d'ufficio. Annullò la sentenza di secondo grado e chiese alla Corte d'Appello di Roma di rifare il processo. Alla fine, tutti assolti. Il solo presidente Salini ebbe una condanna definitiva per un'accusa di falso. Vogliamoci bene. Non era necessario perché, insomma, la famiglia per me è stata sempre tutto, insomma. Quindi non ricordo negativamente quell'episodio. È un incidente di percorso che ho cercato di superare, come ripeto, e anche quando sono tornato in politica dopo circa 10 anni, sono stato il primo degli eletti. Quanti voti prese appena rientro in politica? E presi quasi, presi più di 20.000 voti per alle regionali e al Senato in un collegio difficilissimo. Fu un successo favoloso, si avvicinava quasi ai 100.000 voti. Ma non si può capire la vicenda di Clientopoli se non si fa un ulteriore passo indietro e non si bussa alla porta di un signore di Gissi, piccolo paese della provincia di Chieti. La porta di un ex ministro, del vero patrigno dell'Abruzzo del dopoguerra. Remo Gaspari. No, 10 legislature. Dal 1953 al 1994. Quante volte ministro? Ma questo è un conto un po' difficile. Non lo so, credo 15, 12, 13, no? Non ho un'idea, insomma, non me lo sono fatto mai questo conto. Comunque sono stato un quarto di secolo al governo.
quante fabbriche sono nate grazie a Remo Gaspari? Ma tutte le fabbriche sono venute in Abruzzo. Le ho pilotate uno dopo l'altro. Noi eravamo arrivati nel 1992 ad avere in Abruzzo occupati 475.000 unità. Cioè avevamo raggiunto un livello da regione del nord. Quante persone materialmente ha indicato lei? Per... Ma io non ho indicato poco niente. È insignificante il numero che ho indicato. Più o meno, un numero... Perché ma chiunque voleva lavorare andava a lavorare. Ma io anche ora scrivo centinaia di lettere, ma sempre richiesta di notizie, non raccomandare. Non dico mai a nessuno, tu mi devi assumere questo. Cioè, nella lettera c'è il nome della persona? No, io non c'ho il nome della persona, c'è semplicemente una richiesta di notizie, punto e basta. Nella sua casa romana, Remo Gaspari ci apre eccezionalmente le porte del suo archivio segreto. Per la prima volta possiamo filmare quella che per anni è stata solo una diceria. Intere stanze piene di migliaia di fascicoli, ordinati e catalogati. All'interno le lettere di chiunque abbia scritto e chiesto aiuto a Remo Gaspari e le relative risposte. Ci mostra alcune delle lettere che lui definisce non raccomandazioni, ma richieste di informazioni. Ci dice che in questo archivio sono conservate tutte le lettere dal 1994 ad oggi. Quando gli chiediamo che fine abbiano fatto i documenti e i fascicoli degli anni precedenti, dei 25 anni in cui è stato al governo, la sua risposta è: tutta la mia segreteria di 20 anni l'ho data alla Croce Rossa, perché facendo macerare la stampa ricava dei soldi. Avete bruciato tutte le lettere? No, la Croce Rossa ha mandato un autotreno, abbiamo riempito motrice e rimorchio di carte, se ne portate tutte. Quante saranno state? Due autotreni pieni. È vero, anche questo è una cosa normale della politica. Io non la faccio. Però nella politica è normale, anche perché i cittadini poi paradossalmente vanno a votare chi fa le lettere di segnalazione. E ho saputo che Chiodi avrebbe assunto 6 persone. Dove? Alla regione, l'ho sentito. Una notizia giornalistica me l'hanno data. Ho scritto una lettera. Chiodi ha assunto 6 persone per il suo staff? Sì, 6 persone, 6 presunti tecnici. Perché lei ha sgridato Chiodi per 6 assunzioni clientelari? Sì, no, per me sono clientelari. Per chi l'ha richiesto sono assunzioni necessarie, dovute, eccetera. È vero, ho ricevuto questa lettera? No, non mi ricordo di averla ricevuta. So solamente che c'è una legge regionale che dà la possibilità al presidente della regione di assumere nel suo staff, assunzioni ovviamente temporanee, nel suo staff coloro che devono far parte della segreteria. E naturalmente... Ovviamente Gaspari faceva un discorso di costume, non di legge. Beh, però è una legge regionale. E poi... Non andiamo dietro le ipocrisie, accade anche per il presidente Obama, cioè quando tu vai a governare hai uno staff di persone molto ristretto che ti devono fare la segreteria. Pochi giorni dopo veniamo a sapere che il Consiglio regionale abruzzese ha inserito nella finanziaria del 2010 una norma che assegna al personale degli uffici di diretta collaborazione del presidente Chiodi la qualifica di dirigente. A fermare questo provvedimento però è intervenuto il governo, che ha impugnato la legge in quanto viola i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. Lei però fece uno spot in campagna elettorale dove invitava i ragazzi, i giovani, a in qualche modo dichiarare la loro volontà a un incarico professionale, a un incarico lavorativo. Invito al censimento della formazione e dell'imprenditorialità. Dal 22 al 23 novembre vai alla bancarella di Gianni, che sarei io,
nella tua città e iscriviti al tuo futuro. Fai così. Ti è pentito di quello spot? Quello spot non è mai uscito, io non l'ho mai autorizzato a uscire. Circola su YouTube. Certo, perché stette per una mezz'ora, tre quarti d'ora senza la mia autorizzazione sul sito internet, sul mio sito internet. E infatti colui che aveva fatto quello spot e colui che aveva, perché quello non fu uno spot, fu uno spot composto, non so se l'ha visto, quindi c'erano le medicazioni e poi c'erano delle questioni invece che erano inserite dalla regia. Ecco, questa foto qui io non avevo dato nessuna autorizzazione che uscisse, perché non l'avevo tra l'altro nemmeno visto. Io quella persona che aveva fatto quella l'ho immediatamente interrotto ogni rapporto di collaborazione. Ma non era il mio obiettivo in quel momento lì, era io non voglio dare posti fissi. Noi dobbiamo far pensare ai giovani che il mondo è cambiato e che dovranno fare attività professionali, attività imprenditoriali. Entro il 31 gennaio del 2009 sarai convocato per la selezione e per il programma di formazione. Però quello spot fu una cosa non solo infelice, non solo da me non autorizzato, e fu usato in campagna elettorale in maniera molto pesante nei miei confronti. Allora, tutti quelli che hanno bussato alla porta di Gasperi hanno sempre ottenuto una risposta. Sempre. Questo era un diritto. Del resto, agissi... Un diritto ad avere una risposta? Diritto, è un diritto del cittadino. Agissi, la porta di casa mia è sempre aperta. Con la chiave nella porta? No, non c'è la chiave, è aperta la porta. Uno entra e viene. E chiede aiuto? Addirittura ho dovuto spostare al terzo piano la camera da letto, perché una volta uno è entrato e è andato a finire nella camera da letto e mia moglie si stava vestendo. Alla fine si dirà che Remo Gaspari ha trasformato questa terra in una regione moderna, con strade, autostrade e centinaia di aziende. E forse è vero. Com'è vero che da queste parti, come nel resto dell'Italia, anche l'idea di sviluppo economico e sociale è passata quasi sempre attraverso favoritismi e raccomandazioni. Alla fine, anche chi questa cultura del favore e dell'illegalità non ce l'ha nell'anima, si piega. Perché è così che vanno le cose, si dirà. Alcide De Gasperi, padre storico della Democrazia Cristiana, diceva: «Un politico guarda le prossime elezioni, uno statista guarda alla prossima generazione». Il senatore Franco Marini, ex presidente del Senato, in un'intervista con noi si lascia andare a delle considerazioni sull'argomento raccomandazioni. Però questa è una cosa che c'è. Io da un pezzo mi sono proprio imposto di no, basta, non si raccomanda nemmeno più nessuno. Però faccio fatica pure io a pensare che siano reati. Però capisco bene che, insomma, se si potesse eliminare tutto questo e lasciare al merito, però non è semplice. A volte si incrociano, no? A volte si incrociano, a volte no. E dopo Gaspari e Salini, alla guida della regione Abruzzo, prima come presidente e poi come assessore alla sanità, arriva Vincenzo Del Colle. Nel 2003 vennero individuate dalla Guardia di Finanza presunte irregolarità nei rapporti tra la Casa di Cura Villapini di Chieti, l'assessorato alla sanità e la ASL. I reati individuati erano quelli di truffa, falso, abuso d'ufficio e falso ideologico, commessi in concorso da Vincenzo Del Colle, dal direttore generale della ASL Mauro Deramo, da Vincenzo Angelini e da altri funzionari e professionisti sanitari. Grazie alla legge ex Cirielli, però, tutto cadde in prescrizione. Poi arrivano, nell'ordine, Giovanni Pace per il centrodestra e Ottaviano Del Turco per il centrosinistra. Il 14 luglio del 2008, l'ennesimo, clamoroso, terremoto istituzionale. Del Turco, del Partito Democratico, finisce in carcere a Sulmona. Un vero e proprio terremoto giudiziario si sta battendo in queste ore sulla giunta regionale abruzzese. Al governatore Ottaviano Del Turco è stato consegnato un ordine di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità condotta dalla Procura della Repubblica di Pescara. È ancora in corso dall'alba di questa mattina una perquisizione nella sua casa di Collelongo, vicino L'Aquila. È l'indagine più importante sul malaffare in Abruzzo degli ultimi 15 anni.
15 sono anche i milioni di euro che l'imprenditore Vincenzo Angelini, titolare di 3 cliniche private, avrebbe versato sia al centrodestra sia al centrosinistra per ottenere rimborsi d'oro per prestazioni gonfiate. Si tratta di mazzette bipartisan. Anche il PDL, con il deputato Sabatino Aracu e con il presidente Giovanni Pace, si sarebbe infatti seduto da protagonista al tavolo da 800 milioni di euro delle cartolarizzazioni, la cui regia era curata dall'ex presidente della FIRA, la finanziaria regionale, Giancarlo Masciarelli. L'uomo che disse: «Io non sono né di destra né di sinistra, io sono del partito dei soldi». Giancarlo Masciarelli fu l'artefice della prima cartolarizzazione, la procura dice è stato l'artefice anche della seconda. Senta, io vorrei sapere se sto rispondendo alle domande della procura, perché mi sono rifiutato di rispondere, mi sono avvalso della facoltà di non rispondere. Okay. Questo signore è un imputato, andrebbe trattato con rispetto, come me. Ottaviano Del Turco è nel mirino di 7 confessioni fiume di Angelini. Una infame ricostruzione di cose in cui c'era una borsa, i soldi nella borsa, l'ingresso qui dentro casa. La busta, credo. La busta. Ah, la busta, no, pensavo una borsa. E poi usciva con una borsa piena di mele. La busta l'aveva lasciata, ma la borsa gliel'avevo regalata io. L'ha persa questa borsa, non ce l'ha più, l'avrà conservata perché era una prova. L'imprenditore di Chieti sostiene di aver consegnato 5 milioni e mezzo di euro a Del Turco nel suo appartamento di Collelongo, in provincia dell'Aquila. E poi 500 mila euro che sempre Angelini dice di aver consegnato all'assessore alla sanità Vito Domenici. E 100 mila euro che avrebbe intascato direttamente l'allora governatore di centrodestra Giovanni Pace. Infine, il boccone più grande, gli oltre 6 milioni di euro che sarebbero stati dati all'ex manager della ASL di Chieti, Luigi Conga. Le dichiarazioni di Angelini sono diventate il perno dell'accusa. A raccontare il bottino di mazzette annunciate e messe a verbale sono i sequestri. Appartamenti, auto, conti correnti. Lei conosceva la fama di Angelini come corruttore dell'Abruzzo? Come... No, questa sarebbe una sentenza inappellabile. Io invidio molto voi giustizialisti. Voi siete arrivati alla conclusione che, siccome trattandosi di un grande corruttore, ha corrotto prima, ha corrotto anche dopo. Mi dispiace, questo è un modo di ragionare che a me fa orrore. Si è mai pentito di averlo ricevuto a casa? No. Ma come faceva? Dicono 23 volte le carte. No, le carte dicono... La carta la prima volta dicevano 55, e quindi sarebbe venuto a casa mia più di mia moglie, che veniva una volta alla settimana, e quindi 52. Qui il centro-sinistra abruzzese aveva vinto tutto. Le 4 province, 3 comuni su 4 di capoluoghi, la regione. Naturalmente questo è stato un trauma che si è pagato. E però io non mi sento di dire che questa è una partita chiusa. Il giudizio deve venire. E io ripeto, fino a quando non c'è giudizio, noi abbiamo la Costituzione che dice: io non posso dichiarare colpevole uno prima che c'è una decisione di un tribunale, di un giudice. I pubblici ministeri di Pescara, capeggiati dal procuratore Nicola Trifoggi, hanno scavato nei movimenti bancari di Del Turco e di sua moglie, cercato e trovato riscontri oggettivi, secondo loro, alle accuse lanciate da Angelini. Tra le carte dell'inchiesta si legge anche di alcuni versamenti fatti da Del Turco sul conto della moglie e appartamenti tra Roma e la Sardegna. Sono rimasto sbalordito, perché Del Turco io l'ho votato Del Turco. Ero convinto che avrebbe fatto la fortuna dell'Abruzzo. Non potevo mai immaginare che questo ha fatto quello che ha fatto. Questo è, purtroppo, io spero, prego Dio che sia così, anche se purtroppo io ritengo che sia vero, che tutto quello che Angelini dice è verità. Lei cosa risponde? Che è una pessima frase.
detta da un pessimo giustizialista, mentre Gasperi è stato sempre garantista con i suoi. Secondo lei Angelini nel passato ha corrotto la politica abruzzese? Lei mi fa fare una domanda per cui dovrei essere arrestato subito per calunnia. Come faccio a saperlo se lo ha fatto? Secondo lei? La mia opinione è che la politica abruzzese ha avuto bisogno di grandi sostegni per poter reggere e arrivare in tutti i comuni montani, marini di questo mondo, avendo a disposizione presenze che gli consentissero di avere voti. Del Turco ha ricevuto in 3 anni a casa sua 23 volte Angelini. Sì. Lui è mai venuto a Gissi, Angelini, da lei, a trovarlo? Da me? Sì. Ma io sarà venuto quando... Ma non lo so, non l'ho invitato mai a pranzo, è strano. Il padre era un politico attivo. Il padre è stato consigliere regionale. Lei l'ha vista nascere Villapini? Villapini è nata con il padre ed è stato un collaboratore della DC. Fra l'altro è stato consigliere regionale ed è morto purtroppo nel corso di una nostra riunione. Oggi i dipendenti di Villapini sono senza stipendio da oltre un anno. Le immagini che state vedendo sono state girate nell'autunno del 2009. Alcuni dipendenti della clinica sono saliti sul tetto per protesta. Poco dopo arriva Angelini. Faccia i fatti e poche chiacchiere. Vabbè, ragazzi. Siamo già urlati. Faccia i fatti e poche chiacchiere. La gente è esasperata. La gente è esasperata. Non ce la fa più. Hai capito? Non ce la fa più per lei. Per lei, per lei e per lei. Hai capito? Ride. Ah, ride pure, ride pure. No, ride pure, la faccia vostra, ride lei. Si vergogni. Si vergogni piuttosto. E non rida alla faccia nostra, hai capito? Sono 7 mesi che non si rido alla faccia di nessuno. Hai capito? Si deve vergognare per come ha messo tutta questa gente all'ostrico. Io l'ho messo sul tetto. Stanno sul tetto per colpa sua. Si vergogni. La vergogna di tu. Bugiarda. Io mi devo vergognare. Bugiarda, bugiarda, bugiarda. Ti devi vergognare. Per quale motivo? Perché sei una maleducata che non puoi parlare, che offendi, la gente. Perché non sa quello che dice. Lei ha parlato di troppo. Tu vuoi che le cose si vergognati. 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 Serva di Venturoni, serva di Venturoni, serva della CGL, serva della CGL. Allora vergognati, bugiarda, vergognati, bugiarda, vergognati. Bugiarda, vergognati! Bugiarda io! Sì, sei bugiarda! Che ti sono bugia! Sì, una bugiarda grossa per una casa e ti devi vergognare! Lei si deve vergognare! Tu ti devi vergognare perché dici bugie! Lei si deve vergognare che adesso la gente è sul tetto! La gente sta sul tetto perché a noi non ci vogliono pagare! Ma quale colpa mia? Vergognati! Bugiarda! Dai, forza, scusate! Andiamo! Lei mi deve menare adesso. La clinica privata Villapini è fallita. I libri in tribunale. Ma la vera sorpresa è che l'ultimo direttore sanitario, insediatosi all'indomani dello scandalo di Sanitopoli, è Rocco Salini. Sì, proprio lui. Il governatore dell'Abruzzo arrestato nel 92, poi assessore regionale alla sanità, che diventa direttore sanitario della clinica del più grande corruttore che l'Abruzzo abbia mai conosciuto. Ma chi ha suggerito a Salini quell'incarico? È stato Remo Gaspari a chiederle di prendere l'incarico di direttore sanitario a Villapini? Sì, io ho ancora un bellissimo rapporto con il ministro Gaspari e quindi parliamo spesso e quando vado a Roma la visita è di prammatica e anche il caffè è usuale. Quando però chiediamo a Gaspari perché Salini diventa amministratore di Villapini, l'ex ministro ci risponde così. Oh, Salini ha accettato perché Salini gli piace lavorare e evidentemente gli piace pure i soldi. Lavorare per Angelini non è solo lavorare. Gli piace pure i soldi che si guadagna, certo. Nulla di strano.
Quindi, ricapitolando, l'ex ministro Gaspari dice che nell'inchiesta di Del Turco c'è del vero. Poi suggerisce a Rocco Salini di diventare direttore sanitario della clinica del corruttore. Ma nel frattempo Del Turco racconta che nel passato, anche nell'Abruzzo di Remo Gaspari, ci sono stati molti finanziamenti illeciti ai partiti. Tutti parlano di tutti, come in un grande gioco di società, dove a tratti sembra impossibile capire chi mente. L'unica vera domanda, che ancora non trova risposta, è: dove sono finiti nel frattempo i soldi? Ed è colpa nostra per tante ragioni, però la prima è questa, che nessuno di noi, parlo adesso, faccio finta di essere e sommare su di me tutte le responsabilità anche delle classi politiche precedenti, ha mai messo una pistola in fronte a nessuno per essere votato. Quindi anche la classe dirigente che ha amministrato l'Abruzzo per tanti anni è stata una classe dirigente che è stata comunque selezionata dall'Abruzzo, che è nata dall'Abruzzo ed è stata selezionata e votata dall'Abruzzo. Quindi io credo che un po' di responsabilità collettiva anche nostra, anch'io l'ho votata, anche se magari non ho votato quella persona specificatamente, però ne ho fatto, e quindi credo di sì, e sia un processo culturale. Dal 22 al 23 novembre vai alla bancarella di Gianni, che sarei io, nella tua città, e iscriviti al tuo futuro. Fai così. Anni le indagini dei magistrati hanno disegnato sulla piantina di questa regione la mappa dell'illegalità, raccontandoci di come gestiamo illecitamente gli ospedali, di come assegniamo gli appalti, di come cerchiamo continuamente raccomandazioni. In fondo siamo noi tutti, me compreso, i colpevoli di questi scandali. I colpevoli materiali sono solo lo specchio in cui è riflessa la nostra immagine, il nostro vizio, l'illegalità. Anche nel nostro piccolo, avallando un sistema che produce ricchezze enormi per pochi, piccoli e grandi affari per molti e alla fine problemi enormi per tutti. Tragedie e morti comprese. Ecco perché. Quasi completamente distrutti, 30.000 gravemente lesionati, 200 procedimenti penali, centinaia di indagati tra tecnici, costruttori, amministratori pubblici, centinaia. Palazzi senza pilastri, pilastri senza supporti, cemento senza calcestruzzo, 50.000 appartamenti costruiti su una faglia, proprio sulla bocca di un terremoto. I responsabili di questo terremoto siamo noi. Quei costruttori, quegli ingegneri, quei tecnici, quei funzionari pubblici che hanno autorizzato, firmato, comprato e venduto. E fatto in modo che l'Aquila sorgesse dove non poteva sorgere. Intere zone edificate su alvei di fiume, come Onna, che era un laghetto e dove non si poteva costruire, e lo abbiamo fatto. Come via 20 Settembre, alveo del fiume Aterno, non si poteva costruire, e lo abbiamo fatto.
L'Aquila è stata declassificata come rischio sismico da parte di un intero consiglio comunale. Quindi non da una persona, non da un politico soltanto, ma da un'intera classe politica per consentire l'edificazione di migliaia di appartamenti. L'illegalità ha ucciso la sanità in Abruzzo, distrutto il patrimonio paesaggistico e trasformato un terremoto di magnitudo moderata in una catastrofe. Una volta avvenuta la tragedia, arrivano gli speculatori. Per dire, per carità, poveracci. No? No? Beh, certo. Io ti dico stamattina alle 3:30. Io pure. Vabbò. Ciao. Politici di primo e secondo piano, alti magistrati, funzionari pubblici, personaggi in odor di mafia, imprenditori rampanti, escort e massaggiatrici. L'inchiesta della Procura di Firenze sugli appalti dati dalla Protezione Civile ha fatto scattare l'arresto con l'accusa di corruzione per 4 persone, tra cui il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Angelo Balducci, quello delle opere per il G8 alla Maddalena, poi trasferito all'Aquila. Mentre è indagato, sempre per corruzione, anche Guido Bertoraso, l'eroe del terremoto, dal 2001 a capo della Protezione Civile. 20.000 le pagine dell'inchiesta, intercettazioni da parte dei carabinieri del ROS disegnano un quadro poco edificante degli appalti pubblici in Italia. È coinvolto nell'indagine anche Denis Verdini, deputato e uno dei coordinatori nazionali del PDL, indagato dai magistrati fiorentini per concorso in corruzione. Avremmo voluto intervistare Guido Bertoraso, ma lui si è più volte rifiutato. Queste le domande che avremmo voluto rivolgere al capo della Protezione Civile. La corruzione è pericolosa perché intanto non pone sullo stesso piano coloro che dovrebbero concorrere a ottenere un appalto pubblico, per esempio. La corruzione fa sì che siano favorite delle persone rispetto alle altre. Non è detto che tutte le persone favorite facciano gli interessi pubblici, perché dovendo sottrarre una parte dell'impiego di denaro per la corruzione, è chiaro che non sempre i lavori vengono fatti magari a regola d'arte, quindi chi ne soffre poi è sempre il cittadino, che è il fruitore dei beni pubblici. Fra l'altro, molte opere pubbliche poi, per l'aumento dei costi eccessivi, alle volte non si finiscono di realizzare, e l'Italia è piena di cattedrali nel deserto rimaste non finite. Nei giorni immediatamente dopo il sisma, la Protezione Civile e il governo hanno risposto prontamente all'emergenza, mettendo sul campo uomini e mezzi. In meno di un anno sono nate 19 new town, 185 nuovi edifici con 4.449 appartamenti che ospitano oltre 15.000 persone, 792 i milioni di euro spesi. Nel frattempo, le popolazioni colpite vivono quotidianamente un dramma silenzioso, fatto anche di disgregazione sociale ed economica, con un centro città semidistrutto e chiuso a lucchetto, e con tonnellate di macerie ancora per le strade. Tra i comitati cittadini,
nati all'indomani del terremoto, qualcuno intanto alza la voce. Qui abbiamo un problema che dobbiamo risolvere bene con la normativa, e il problema è questo. Voi sapete che c'è una vergogna in questo decreto e per questo terremoto. Prega. Però no, capito, può utilizzare il PC1 sindaco in un modo becero. La gente non andrà via dagli alberghi, andranno via dagli alberghi coloro, tutto è calcolato, sono le persone che avranno fra poco le case, io spero, agibili, le B e le C, che partono i lavori rapidamente. Sindaco, dopodiché, scusa, sono stati firmati 4.500 finanziamenti definitivi. Gli italiani hanno capito che l'Aquila l'hanno ricostruita! Spieghiamolo però! Far capire che gli italiani hanno capito che l'Aquila è stata ricostruita. Sono stati solo 14.000 persone messe nelle case, altri 40.000 siamo fuori. Scusami. Dove siamo? Posso dire una cosa? Allora c'è il TG1, per 10 mesi ha detto che qui andava tutto bene. Oggi ha mandato una giornalista a chiedere al sindaco, ai due giornalisti a chiedere al sindaco i problemi degli abitanti che stanno negli alberghi e dove andranno, come se fosse la responsabilità adesso nostra. Questo gioco noi ne siamo coscienti. Noi siamo coscienti di questo gioco. Siamo coscienti che oggi e lo ci state, si accorge state di giocando. Tutti i problemi. Sì, non lo dico a lei. Sfruttiamolo il TG1, dobbiamo andare in piazza, sindaco. È un servo di Berlusconi, non ce la vediamo con lei. Ma con Minzolini è uno schiavo, è un servo di Berlusconi. All'aperto. E c'è stata una grande emittente che disse che l'avevamo fatto qui per festeggiare che avevamo riaperto il centro. Allora, non siamo stati trattati bene. Non possiamo da soli far vedere all'Italia che all'Aquila è tutto come un anno fa. Allora io chiedo l'aiuto delle istituzioni, chiedo l'aiuto dei cittadini, ma chiedo anche ai giornalisti, tutti i giornalisti, di destra e di sinistra, di mostrare un lato diverso di questa tragedia. Perché qui c'è gente di 10 anni che la rivedrà, non si sa quando, di 20 anni, di 30 anni, di 50 anni che non la vedrà più forse questa città. Punto. E perché io non c'ho diritto? Io sto chiedendo soltanto di lavorare come me, 110 famiglie più 30 coltivatori diretti, le contadine stanno facendo scomparire tutto, ma io cosa faccio? Io a giugno come lo pago la rata del mutuo? Come vado avanti? Sapevo che era crollato il solaio, però ho detto aspettiamo, magari lo mettono in sicurezza, riesco a recuperare le mie cose. Invece no, cioè una grotta è diventata, hanno spallato tutto, la mia roba non c'è più, sono andata ai vigili, non mi sanno dire nulla, la questura non mi sa dire nulla e adesso ho appena appurato che la mia roba è qui. Stammi attaccato, tieni la squadra lì. Thank you.
cercato di spiegarvelo. I massi possono essere sassi senza valore, possono essere pietre che servono a ricostruire, vanno catalogati. Il compito è complesso, dobbiamo dimostrare di essere capaci di svolgere un compito complesso. Procediamo ordinatamente. Basta con gli atti solo simbolici, dobbiamo ottenere risultati concreti, altrimenti questi lavori saranno appaltati a ditte europee, ai consueti imprenditori che ci si presenteranno come stampatori e altro non sono che dei profittatori. Ci sono disoccupati aquilani che possono lavorare qui e le macerie sono la nostra ricchezza. Facciamo un compito ordinato e razionale. Carriole, per piacere, mettiamo delle lineari. Arriva di secchi, forse un'altra ondata. Ma siamo due file, una che di carrone viene che va via e una che entra, no? Olio, olio, col fischio. Si è detto spesso che il simbolo di questa tragedia è la Casa dello Studente. Ma a dire la verità, all'Aquila sono tre le case dello studente. Questa di Via 20 Settembre, costruita senza un pilastro, trasgredendo le più elementari norme urbanistiche e che lo Stato ha lasciato marcire non ascoltando le denunce degli studenti che nei giorni prima del terremoto avevano segnalato crepe e pericoli di cedimento. Poi c'è quella che lo Stato ha costruito bene, infatti è intatta anche dopo il sisma, ma che non ha mai colpevolmente aperto a Coppito, per problemi burocratici, per tragica e colpevole superficialità. E poi c'è quella che lo Stato, con i fondi della Regione Lombardia, ha costruito dopo il terremoto, in tempi record, sempre a Coppito, ma su un terreno della Curia. Un terreno agricolo che adesso, grazie alla Casa dello Studente, è diventato edificabile. Un terreno di un privato, la diocesi, dove la Regione Lombardia del governatore Formigoni ha investito 7 milioni di euro di tutti noi, senza che lo Stato procedesse all'esproprio, come ha fatto invece per tutti gli altri terreni. Tra 30 anni la Curia, che nel frattempo si dovrà impegnare a tenere aperta la nuova Casa dello Studente, di quel terreno e di quell'investimento potrà farne ciò che vuole. Beh, io però porrei la domanda in un altro modo: se le cose vogliamo farle presto e nel miglior modo possibile o non farle, perché di fatto le infrastrutture lombarde era stata incaricata di fare altre due strutture che non ha fatte perché il comune ancora non gli dà l'area, ancora non gli dà i permessi. Grazie all'offerta che ha fatta la diocesi di un terreno e grazie alla volontà della Regione Lombardia si è fatta la casa, abitata, con giovani che stanno lì, studiano, le famiglie ci ringraziano e le sale di lettura sono aperte a tutti e vanno tutti i giovani a studiare lì. E non ve la potevano espropriare come hanno fatto con gli altri? Va bene, questo adesso è un discorso che facciamo adesso, però i primi giorni del terremoto io non ci ho pensato neppure, non sapevo neppure che si poteva fare tutto questo. Non ci ho pensato, io ho pensato al bene dei giovani e l'abbiamo fatto. Quel terreno era agricolo, adesso è edificabile. Quel terreno non è edificabile perché quello che è stato fatto è un manufatto provvisorio e quando questo manufatto non sarà più buono, il terreno ritornerà di proprietà della parrocchia, della diocesi. Questi sono problemi che io non mi sono posti veramente. Io ho pensato cosa potevamo fare subito per i giovani. L'abbiamo fatto, grazie a Dio. Altri hanno chiacchierato, altri hanno pensato a portarci davanti al tribunale. Beh, ognuno c'ha il suo modo per aiutare i giovani. Lei è stato contattato dalla Procura della Repubblica? No, abbiamo i nostri avvocati che stanno seguendo la cosa. Siamo sereni perché non abbiamo fatto male a nessuno. Intanto, nella casa dello studente di Via 20 Settembre sono morti 8 ragazzi.
ragazzi uccisi nella strage di Stato del 6 aprile del 2009. Ed è stata la Commissione Grandi Rischi, con Bertolaso, Boschi, De Bernardinis, il 31 marzo a riunirsi, e anche velocemente, perché fu una riunione brevissima, e questo lo sappiamo soltanto oggi, e a comunicare ai cittadini che dovevano essere assolutamente tranquilli, non sarebbe accaduto nulla. Quindi forse qualche problema di incontrare le vittime, Bertolaso, chi per lui, ovviamente ce l'ha. Era mesi che si viveva, no? Che gli aquilani vivevano in mezzo alle scosse. Allora lì perché? Ecco, lì c'è stata qualche cosa che è gravissima, la mancanza di un'attenzione e la mancanza di dire, io lo so che non si può essere sicuri di un terremoto, però si può dire, guardate, non è sicurissimo al 100%, però c'è una possibilità. E invece hanno tentato solo di rassicurare. E quello è stato un atto di incoscienza, ma direi addirittura criminale. Quindi è giusto che coloro che hanno partecipato a rassicurare in maniera assoluta i cittadini dell'Aquila, secondo me, rispondano di questa loro responsabilità, di quelle parole che hanno detto e che hanno portato alla tragedia. A proposito, erano 45 le opere d'arte dell'Aquila distrutte dal sisma e presentate durante il summit del G8 all'attenzione dei potenti della terra perché potessero prenderle in cura. 45 gioielli adottabili e, ad oggi per lo più, orfani. Impegni formali sono arrivati da pochissimi stati: Francia, Russia, Germania e Kazakistan. Per il resto, solo parole, come quelle di Barack Obama, che davanti al disastro di Santa Maria Paganica aveva assicurato l'impegno americano, mai arrivato. Siamo a Balsorano, nella zona della Marsica, a 89 km in linea d'aria dall'Aquila e da Roma. E quelle che vedete sono le casette del terremoto del 1915. È passato quasi un secolo dal terremoto che sconvolse questa parte d'Abruzzo. Un sisma violentissimo che cancellò un territorio. Quasi 100 anni dopo, le baracche d'emergenza dell'allora Corpo Reale del Genio Civile, fatte per accogliere gli sfollati, sono ancora lì. Costruite, abitate, vissute. Dovevano essere una sistemazione provvisoria, ma la gente ancora oggi è lì, tramandate di padre in figlio, in alcuni casi fino ai nipoti. In questi lunghi anni, poi, non sono mancate le speculazioni e i mali affari. Che a posto di fare nel bando di assegnazione di alloggi popolare, di fare la riserva per tutti i baraccati, alla fine le baracche, se andiamo a vedere tutte quelle che stanno lì oggi attualmente, sono
sono tutta gente che non c'entrava niente col terremoto, che hanno preso né col terremoto né con le baracche. Quindi i terremotati, che cioè le case popolari costruite per i terremotati non sono state date ai terremotati? No, sono state date a tutti quelli che hanno fatto richiesta, che non avevano una casa popolare, cioè la legge ti consentiva di fare una riserva. Avete Valsorano ha lasciato i terremotati nelle casette del 1915, sì, esatto, e ha assegnato case popolari a nuovi inquilini. A nuovi inquilini. E succede che hanno dato la casa a uno che magari stava a Milano. La domanda è, ma lei, questi che le chiama i baraccati, possibile che non hanno mai protestato? Non hanno protestato perché gli hanno sempre detto che praticamente fare la domanda per le baracche, fare la domanda per le case popolari, poi costava troppo l'affitto. E invece non era vero. Il comune, o chi all'epoca gestiva il comune, ha utilizzato il terremoto per fare in fretta le case popolari e poi non le ha date ai terremotati? Sì, diciamo che queste le case sono arrivate dopo 50 anni dal terremoto, attenzione. In fretta, non è che dice dopo un anno... Però hanno usato il terremoto per ottenere i finanziamenti. Sì, vabbè, è chiaro che avendo le baracche uno fa la domanda alla regione e dice io ho 300 baracche. Voglio fare la casa popolare. Voglio fare la casa popolare. Poi fa le case popolari e non lo dà che le baracche. E non le dà i baraccati. È una truffa. È una truffa. Tecnicamente è una truffa. Diciamo che sul piano, diciamo, sostanziale è la truffa, sul piano politico è l'aberrazione delle cose, perché uno non può fare una cosa del genere. Cioè, qualcuno ha protestato. Nessuno ha indagato, ma nessuno ha verificato. Indagato, non vedo a distanza di 50 anni. All'epoca. No, ma si è fatto punto. Si è fatto e basta. All'italiana. All'italiana maniera. Processi per i crolli all'Aquila saranno processi a tutti noi, alla nostra cultura, come per la sanità e gli appalti pubblici. Il nostro viaggio continua, tra mille domande che ancora aspettano risposta. Thank you.
giustizia.